Le immagini che vedete sono appena di una settimana dietro, quando l'area giochi per bambini all'interno della villa comunale di Campi Salentina era stata inaugurata. Dopo la riapertura del governo, però, i piccoli troveranno le giostre rotte a causa di incivili, persone ignobili che hanno preso addirittura di mira le giostre inclusive per i bambini con disabilità. Una situazione assurda che meriterebbe pene gravissime per queste persone dotate di scarso senso civico. Durissimo il sindaco Alfredo Fina su Facebook e un colpo al cuore. Tutta l'amministrazione era stata concorde nell'indirizzare i fondi ricevuti al Ministero per lo Sviluppo Economico per la riqualificazione di questi spazi per i nostri bambini. Se questa è la risposta dopo nemmeno una settimana, probabilmente è il segnale che gli sforzi messi in atto non sono serviti a nulla. La mancanza di rispetto e di educazione è imperdonabile, ma non voglio pensare che a Campi sia diventata una città che ha perso l'amore per se stessa e per i propri figli. L'auspicio è che l'amministrazione comunale a questo punto trovi presto i nuovi fondi per ripristinare l'area e soprattutto individuare questi soggetti che non hanno a cuore il bene comune.